danni per oltre 1 milione di euro. È andato completamente distrutto il magazzino della Versilia Supply Service, ma la proprietà rassicura sul proseguo dell'attività, dato che era una sede distaccata. Problemi di agibilità per la vicina cooperativa Crea. Riapre al traffico il Passo del Vestito. A quasi 4 anni dalla prima ordinanza di chiusura della galleria per caduta dei massi, è stata finalmente ripristinata la viabilità che collega la Garfagnana alla Costa Puana. Parata di stelle per il Mattone del Cuore, tornei di padel e calcio per l'iniziativa benefica organizzata da Paolo Brosio, 3 serate di gala con le star del calcio e della canzone italiana. Torneo 3x3, buona la prima, successo per la prima edizione del trofeo di hockey su pista andato in scena alla Dorando Petri a Viareggio, 12 squadre, 60 atleti arrivati da tutta Italia. Ben ritrovati con informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia, dalla Costa Puana. Ripartiamo dunque dalla cronaca e dall'incendio terribile scoppiato nella giornata di ieri e che ha portato a distruggere un magazzino. Il giorno dopo è il momento della conta dei danni e, come avete sentito, si parla di circa 1 milione di euro. Questo è il danno subito dalla Versilia Supply Service. Ci dice tutto Luigi Casentini. È un ammasso di lamiere di quella che era la copertura, ciò che resta del magazzino della Versilia Supply Service. Lo stabile è andato a fuoco nel pomeriggio di martedì. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a tarda sera e la mattina questo è quanto si sono trovati davanti i titolari della ditta, Giuliano Tomei, presidente del Viareggio Calcio, e la moglie. Operai specializzati e geometri si sono avvicendati per mettere in sicurezza l'area e iniziare a stilare le prime perizie per quantificare l'ammontare dei danni, che da una prima stima sembrerebbero superare il 1 milione di euro. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda le origini delle fiamme, che si sono sprigionate quando il personale aveva già terminato il turno. L'allarme ai vigili del fuoco è stato dato dagli impiegati della CREA, la cooperativa sociale adiacente alla struttura. Stava uscendo e si è accorta che usciva un pochino di fumo dalla porta a fianco, ma proprio poco. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, nel giro di 5 minuti si è alzata la colonna nera e sicché siamo corsi tutti qua in attesa di vedere che succedeva, ma poi insomma siamo andati avanti fino a ieri sera alle 10. Le fiamme hanno intaccato anche la parete attigua al magazzino bruciato, tanto che i vigili del fuoco, pur senza una dichiarazione di inagibilità ufficiale per lo stabile, hanno interdetto l'accesso ai locali in attesa delle opportune verifiche. Per il momento le attività all'interno del centro diurno, a cui accedono circa 15 ragazzi, sono sospese e i responsabili della cooperativa non sono ancora in grado di dare tempi certi per la loro ripresa. Intanto l'azienda colpita dall'incendio attraverso la propria pagina Facebook ha parlato alla propria clientela confermando che l'attività non si ferma. Vedete la notizia anche su noitv.it. La proprietà ringrazia quanti si sono adoperati per spegnere l'incendio e rassicura i clienti sulla prosecuzione dell'attività, dato che quella andata a fuoco era solo una sede distaccata. Fortunatamente, sottolinea il proprietario, nessuna persona è rimasta coinvolta in questo incendio. Allo stesso tempo confermano l'operatività della Versilia Provisions che, essendo nella sede distaccata, non ha subito danni causati dall'incendio, dunque la divisione Provisions regolarmente funzionante. Poi appunto sulla pagina Facebook i dettagli della comunicazione della ditta. Cambiamo argomento, era probabilmente destinata anche al mercato dello spaccio della Versilia la maxi partita di cocaina bloccata in porto a Livorno dalla Guardia di Finanza. 59 kg di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza al porto di Livorno. La sostanza era divisa in decine e decine di panetti, nascosti nella struttura interna di un container che trasportava un carico alimentare dal Sud America. Un ingegnoso sistema di occultamento che è stato scoperto nel corso di un controllo occasionale svolto nelle aree commerciali del porto labronico, nell'ambito dei servizi svolti dai finanzieri e dai doganieri, che ogni giorno setacciano passeggeri, veicoli e merci in arrivo al porto. Decisivo l'intervento dei cani antidroga. Per le forze dell'ordine si tratta di un duro colpo al narcotraffico sul territorio toscano. La cocaina era verosimilmente destinata, infatti, alle province vicine e alle principali piazze di spaccio, ma anche al resto d'Italia. Quasi 60 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato la criminalità organizzata oltre 40 milioni di euro. La droga sequestrata, dopo essere stata campionata e analizzata dal laboratorio della locale agenzia delle dogane, sarà distrutta presso l'inceneritore.
Ancora la cronaca che ci porta in Lunigiana, un malore improvviso e per un uomo di 37 anni purtroppo non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta in una fabbrica in località Pratola, Villa Franca e Lunigiana. Allarme scattato di prima mattina alle 8:20 quando il 118 ha ricevuto la chiamata per un uomo che si era sentito male improvvisamente e purtroppo poco hanno potuto fare i soccorritori intervenuti con l'automedica di Aulla e l'ambulanza della Croce Bianca di Aulla. Il 37enne di origine straniera è andato in arresto cardiaco e poi è deceduto all'interno dell'azienda nella quale stava lavorando. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso ed è stato avvertito il magistrato. Spostiamoci adesso a Carrara, è stato presentato Sara, il robot assistente di laboratorio in ambito sanitario. Andiamo a sentire di cosa si tratta. La struttura di anatomia patologica di Carrara, come quella di Livorno, è ormai completamente automatizzata. Questo grazie all'entrata in funzione di un nuovo macchinario. Si tratta del robot Sara, acronimo inglese che sta per Smart Autonomous Robotics Assistant, capace di assistere i tecnici del laboratorio Apuano in una delle fasi più delicate del procedimento di analisi dei campioni di tessuti ricevuti ogni giorno dagli ospedali dell'ASL. L'utilizzo di questo robot consente di liberare personale di laboratorio che può così essere utilizzato in altre fasi del processo. L'automazione è fatta proprio per questo, è perseguita e viene implementata per rendere la vita più semplice all'uomo, non per complicargliela. L'uomo deve essere sufficientemente intelligente e esperto per utilizzarla al meglio in modo tale che le mani le usa poco, la macchina lo sostituisce sulle mani, lui deve usare la testa per farla funzionare al meglio. È un cambio di paradigma, il lavoro qui dentro in sanità si è specializzato negli ultimi anni in maniera sempre più spettacolare e l'anatomia patologica non fa eccezione. Siamo arrivati per ultimi, ma siamo arrivati bene. La presentazione è stata fatta alla presenza del personale del laboratorio di anatomia patologica di Rouen in Normandia, presenti per una visita guidata alla struttura e una tavola rotonda per confrontarsi con le tecniche utilizzate. Ripristinata finalmente dopo praticamente 4 anni di stop la viabilità di collegamento fra la costa Apuana e la Garfagnana, parliamo della strada provinciale e del Passo del Vestito, che torna disponibile dunque come collegamento da giovedì 27 luglio, lo fa sapere la provincia di Massa Carrara. Riaperta la circolazione della strada provinciale 4 di Antona, siamo nel comune di Massa, dopo il Pian della Fioba. Si sono infatti conclusi in questi giorni i lavori di posizionamento delle reti paramasse all'ingresso di 2 gallerie, per cui è stato possibile il via libera da parte del settore tecnico della provincia, che ha revocato le 2 ordinanze. Ricordiamo, le ordinanze di chiusura erano la prima addirittura del 2019 e l'altra del 2023, la prima ordinanza esattamente dell'ottobre 2019 per un distacco di alcuni massi all'altezza della galleria dell'Acerello. Dunque dopo quasi 4 anni finalmente si è arrivati alla messa in sicurezza e alla riapertura ufficiale che avviene nella giornata di giovedì, una notizia attesa per i collegamenti, dicevamo, tra mare e Garfagnana e non solo. Nuovi contatori dell'acqua arrivano sul territorio da parte del gestore Gaia e si è già cominciato e si andrà avanti per mesi nella sostituzione partendo dal comune di Massa. Procedono nel comune di Massa le sostituzioni da parte di Gaia dei vecchi contatori dell'acqua con i nuovi smart meter, misuratori digitali in grado di rilevare perdite attraverso le onde sonore e interamente gestibili da remoto. Un ammodernamento massivo essenziale per rendere più diretto e immediato il controllo e la gestione delle reti, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro. L'intervento fa parte del maxi progetto sul controllo delle perdite di acqua del valore di 40 milioni complessivi per tutto il territorio gestito da Gaia. Gli smart meter sono contatori digitali dotati di sensori acustici capaci di comunicare la localizzazione delle perdite idriche a Gaia, che può intervenire con più rapidità. La sostituzione massiva dei contatori con i nuovi smart meter è compresa nel progetto BADIS, vincitore di 24 milioni di fondi PNRR per la digitalizzazione delle reti. I nuovi smart meter sono installati da Gaia senza costi aggiuntivi e consentiranno anche la lettura a distanza del contatore per un uso sempre più razionale della risorsa. In tutto saranno 20.000 i contatori che verranno sostituiti senza alcun costo a carico del cittadino nel solo comune di Massa. Per la sostituzione non è necessaria la presenza dell'utente, che riceverà una comunicazione una volta concluse le operazioni.
Spostiamoci adesso a Massarosa. Decine e decine di carcasse di tartarughe di acqua dolce e morte ammassate lungo la strada in via del Boccella, è la zona a ridosso del casello autostradale delle Bocchette. La segnalazione è arrivata alla nostra redazione da un telespettatore che ci ha inviato queste immagini, appassionato di cura degli animali, telespettatore che è stato colpito effettivamente dal gran numero di esemplari senza vita. Il caso è stato segnalato e denunciato alla Polizia Municipale di Massarosa e poi agli uffici ambiente del Comune, ma da alcuni giorni i rettili restano ancora lì nonostante la segnalazione. Si tratta di almeno una ventina, ma probabilmente sono più, tartarughe sudamericane, una specie ritenuta invasiva e sottoposta peraltro a controllo demografico. È difficile ricostruire le cause di questo decesso di massa, ma è molto probabile che siano state portate lì da qualcuno e fra le ipotesi quella che siano rimaste intrappolate nelle nasse buttate in acqua per catturare pesci o gamberi nel lago, una pratica molto comune da queste parti nella zona paludosa, e poi evidentemente una volta rinvenute senza vita scaricate tutte quante in questa strada appunto di campagna vicino al casello autostradale. A Viareggio adesso, dove prosegue l'opera di arte urbana al binario 10, siamo nei luoghi della strage ferroviaria del 2009 e stavolta un nuovo tassello che è stato compiuto dal carrista vincitore del carnevale Jacopo Allegrucci. Il vincitore della 150esima edizione del Carnevale di Viareggio, Jacopo Allegrucci, ha realizzato un nuovo murales sul muro delle Ferrovie dello Stato che costeggia il Parco della Memoria di Via Ponchielli. Il Soroptimist International d'Italia Club Viareggio Versilia si è fatto promotore del progetto con l'intento di rendere il muro, costruito sul tracciato del vecchio binario 10 della stazione ferroviaria di Viareggio, una galleria di street art a cielo aperto. Il maestro del carnevale ha voluto commemorare una catastrofe, quella del 29 giugno 2009, avvenuta alla stazione di Viareggio. La realizzazione di murales per ricordare eventi tragici o importanti è un'arte potente e significativa, poiché può suscitare emozioni e portare alla memoria avvenimenti passati. Quest'opera si intitola Calma Apparente e rappresenta un mare con i pesci e dove ci sono degli ami praticamente vuoti, senza esca. E la calma sta proprio lì, e al momento invece che ci sarà l'esca issata all'amo, questa calma diventerà un caos. E sicché è un po' ripreso a quello che poi è successo qua. Qui c'è sempre, fino a qualche minuto prima che succedesse quello che è successo, c'era una calma apparente e dopo è successo quello che è successo. Senti, hai usato particolari accorgimenti per lavorare sul muro? Sì, abbiamo usato colori sia aggrappanti che colori apposta e poi daremo un fissativo finale proprio per proteggerlo sia dai raggi solari che dalle intemperie. A Forte dei Marmi una parata di big dello spettacolo, della musica e del calcio per il Mattone del Cuore, iniziativa benefica promossa da Paolo Brosio che torna a fine agosto. Sentiamo il programma. Una leggenda del tennis mondiale come Boris Becker, la stella del padel, l'argentino Momo Gonzales, ma anche cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana come Albano, Ricchi e Poveri, Mattia Bazzar, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Luisa Corna. Per lo sport il CT Azzurro Roberto Mancini, Luciano Spalletti, tecnico dello Scudetto del Napoli e il Mondiale 82 Antonio Cabrini. Tutto questo è la settima edizione del Mattone del Cuore, la canzone del cuore, presentata al Fortino di Forte dei Marmi da Paolo Brosio, che organizza da sempre la kermesse benefica con le sue Olimpiadi. Quest'anno abbiamo fatto una cosa incredibile, che abbiamo chiesto alla Federazione Italiana Padel Tennis FTP una data per un torneo nazionale internazionale open con campioni provenienti da tutto il mondo e i migliori giocatori italiani di Serie A, di padel e di tennis. Dal 13 al 20 agosto i tornei sportivi e poi ben tre serate di gala quest'anno presentate da Carlo Conti, il 21 al Twiga, il 22 al Tennis Club Italia, il 23 al Beach Club del Cinquecento. Quest'anno la raccolta fondi è destinata non solo al primo pronto soccorso di Međugorje, i cui lavori sono ben avviati, ma anche alle realtà del territorio. Va per le famiglie italiane in difficoltà, in particolare sceglieremo 4 famiglie alluvionate dell'Emilia Romagna più donazioni a pioggia sul territorio apoversiliese, da Massa Carrara fino a Livorno, Pisa, e Forte dei Marmi, Viareggio, per delle... tramite le parrocchie e la Caritas. È un progetto che porta ovviamente dei riflessi turistici per il paese importanti e soprattutto anche una finalità sociale con ricadute sia sul territorio che fuori dal territorio, e quindi insomma è un progetto in cui puntiamo molto come tutti gli anni. Ok pista, veniamo così allo sport e veniamo a raccontarvi il successo del torneo 3x3 andato in scena in questi giorni a Viareggio.
Incredibile successo per il primo torneo di hockey su pista 3x3 che si è disputato alla palestra Orlando Petri al Varignano a Viareggio, organizzato dalla società SPV Group. Sono state 12 le squadre partecipanti, con oltre 60 giocatori provenienti da tutta Italia che partecipano o hanno partecipato a campionati di Serie A1, A2, Serie B, oltre a tantissimi rappresentanti Under 19 e Under 17, tra i più promettenti a livello nazionale. Tanti giocatori locali si sono visti in pista insieme a giocatori provenienti da Lodi, Follonica, Bassano, Monza, qualche ex campione come Alberto Orlandi, neo allenatore della rutellistica Camaiore in Serie A2, che si è prestato subito al gioco partecipando con una formazione di Under 19-17. Diversi i nazionali Under 19-17, basta vedere la lista dei partecipanti. Ha vinto il torneo la squadra Maremmani Cesare, che ha superato ai rigori One Ring Negroni Group. Per ciò che riguarda i portieri presenti, Leonardo Barozzi di Serie A1, poi Marco Bandieri A2, Filippo Poletti, Ernesto Maggi Under 17, portieri della Nazionale Under 17, Thomas Mechini, Nazionale Under 19, vice campione del mondo e A2 Pumas Viareggio, Gabriele Dal Torrione A2 Pumas Viareggio e Alessio Bianchi A1 Sarzana. Mi fermo qua con le notizie, vi lascio ancora l'informazione del TG Noi e alla programmazione di Noi TV e vi ringrazio per essere stati con noi. Buona serata.